Dopo 4 weekend, la festa della cipolla di Vatolla, iniziata lo scorso 13 e 14 luglio e proseguita fino a ieri, aspetta turisti appassionati per l'ultimo appuntamento il 25 agosto. Al centro dell'attenzione dei piatti tipici preparati in questa zona del Cilento, c'è la cipolla coltivata esclusivamente nell'omonimo territorio e inserita tra i prodotti tipici tradizionali della regione Campania. La cipolla di Vatolla si caratterizza per il suo sapore dolce e per il colore che varia dal bianco chiaro al rosato ed è facilmente distinguibile per la forma a trottola o allungata. È la sesta edizione che rifacciamo. La facciamo anche appunto per, non solo per promuovere il nostro prodotto che è proprio DOC, ma un prodotto ma anche per il nostro territorio. La cipolla in realtà coltivata a Vatolla e coltivata nel nostro territorio è il risultato di lavoro dei nostri nonni, delle nostre e quindi è la tradizione ed è quello che ci tengo a precisare, che è coltivato come si coltivava una volta, quindi in maniera del tutto naturale, spontanea, biologica si dice in termini, però è un ottimo prodotto. Cerchiamo di promuoverlo come prodotto, ma anche per far conoscere il nostro territorio. Quello che abbiamo notato in questi ultimi anni è che i giovani adesso stanno ritornando nel nostro territorio, impegnati. Quelli che adesso producono, che si danno da fare, sono proprio i giovani, che stanno rispettando la tradizione. Quindi di questo noi siamo veramente contenti, perché riacquistano le loro radici, quindi, e cerchiamo di aiutarli in tutti i modi, incentivandoli, stando a fianco, appunto per cercare di trattenerli qua.